mi hanno chiesto di fare un video dove parlo dell'ottica sulla pistola Glock 17 generazione 4. Questo calibro è un 9x19 perché siamo appunto in un paese che permette l'utilizzo dei, per i civili, del 9x19. Una modifica che io consiglio di fare a chi vuole acquistare o montare o utilizzare un Red Dot sulla sua arma corta: tassativamente le tacca di mira e mirino in co-witness con l'ottica. Cioè, onestamente, io, non essendo abituato ad acquisire immediatamente l'ottica sulla pistola, non posso pensare di prendere questo setup e poterlo applicare subito. L'ottica sulla pistola è molto buona, ci permette di evitare di collimare due cose quali tacca di mira e mirino, e ovviamente ci fa concentrare nel ricercare solo ed esclusivamente il Red Dot. Però questa cosa, per pur buona che potrebbe essere, può presentare non dei problemi, però dei punti di vista per me negativi, quali per esempio la necessità di tenere sempre acceso se utilizzato a scopo difensivo. Ovviamente vi serve estrarre e vi serve che in questo caso il Red Dot sia sempre acceso. Ci sono Red Dot in commercio che si accendono con l'esposizione alla luce solare, e però tanti altri Dot devono essere accesi. Quindi, se valutate di mettere un'ottica sulla pistola, valutate un modello con l'autoaccensione. In secundis, il discorso del co-witness delle tacche di mira metalliche. Se decidete di acquistare un'ottica da posizionare sulla vostra arma corta, tassativamente comprate il pacchetto che prevede tacca di mira e mirino, perché l'ottica, essendo un materiale elettronico, è soggetto a rotture, batterie scariche e quant'altro che potrebbe succedere, anche magari direttamente la rottura del vetro. Io sono riuscito a spaccare anche dei Dot di questo tipo. Quando io vado a cercare il Dot e non lo vedo, posso andare a contare sull'allineamento tra tacca di mira e mirino. Ovviamente, se noi ci siamo addestrati all'acquisizione rapida del Dot e non lo troviamo, dobbiamo abituarci a passare direttamente a tacca di mira e mirino. In conclusione, l'ottica sull'arma corta è un dispositivo che sta prendendo piano piano voga, e è un dispositivo che io personalmente non utilizzo, ed è un dispositivo che, se utilizzato, deve prevedere a monte una quantità veramente importante di training, sia in modalità Dot acceso che in modalità di Dot spento. Va bene se lo volete. Io non lo uso perché sono un estimatore della pistola nuda e cruda, come Mama Glock l'ha fatta. Però, se voi mi chiedete appunto che ne penso, dico: io non lo uso. Se però a voi piace e lo volete utilizzare, prevedete un grande lavoro di allenamento. Perché questo? Perché sparare col Dot non è minimamente come sparare con tacca di mira e mirino, se siete abituati. Ora io continuerò la mia sessione, e se non l'avete fatto, iscrivetevi al canale YouTube. Se non lo fate, seguitemi sulla pagina Instagram. Se non lo fate, mettete un like ovunque voi capitate, e come dico sempre, keep it real.